La sera di quello stesso giorno, il primo giorno dopo il sabato, e poi 8 giorni dopo, Gesù risorto incontra i suoi discepoli. Gesù ha legato a un giorno particolare, quello della sua risurrezione, il primo giorno dopo il sabato, la memoria del suo incontro con i suoi discepoli. Da allora, per sempre, i suoi discepoli lo incontrano nel suo giorno, il primo dopo il sabato. Così anche noi, 8 giorni dopo Pasqua, siamo radunati qui, sia pure in forma virtuale, e speriamo che al più presto possiamo farlo in forma reale, e lo incontriamo nell'ascolto della sua parola e nello spezzare il pane. Oggi è Pasqua, ogni domenica è Pasqua. I racconti pasquali, cioè i Vangeli e gli incontri di Gesù risorto con i suoi, sono per noi importantissimi. Ne abbiamo ascoltato uno poco fa, in questa domenica dell'ottava di Pasqua. In ultima analisi, la nostra fede nasce dalla fede, dalla testimonianza di questi uomini, che sono stati i primi a credere, i primi anelli di una lunga catena di testimoni che giunge fino a noi. Per usare una categoria sociologica, è lo stato nascente della fede. Perciò dobbiamo anche noi ripercorrere il loro stesso cammino, il cammino dal dubbio alla certezza, dalla tristezza alla speranza. In fondo, la posta in gioco è molto alta. Questa notizia, news, un vero e proprio news, la notizia della sua risurrezione è la notizia più importante della storia. Qui si annuncia che Gesù, colui che è stato crocifisso, è vivo. E quando si dice che Egli è vivo, non si intende che Egli è vivo nei nostri cuori, come diciamo quando muore una persona cara, né che è vivo il suo insegnamento. No, la risurrezione di Gesù non è un simbolo, il simbolo della rinascita. No, la fede della Chiesa annuncia che Egli è risorto nel suo vero corpo. Noi non crediamo semplicemente all'immortalità dell'anima, noi crediamo alla della carne, come diciamo nel credo. Perciò comprendiamo bene il disorientamento degli apostoli, di tutti gli apostoli, non solo di Tommaso, povero Tommaso, simpatico Tommaso, che fino alla fine dei tempi deve portarsi addosso questa nomea di apostolo incredulo. Nel nostro dialetto noi diciamo mala chi porta mala nomea, e Tommaso porta la nomea di tutti gli apostoli sono disorientati e increduli. Anzi, dobbiamo essere grati a Tommaso. Il grande Papa, Santo Papa Gregorio Magno, dice che con la sua incredulità Tommaso ci è stato più utile che non tutti gli altri apostoli. Grazie, Tommaso, ti sentiamo molto vicino a noi. Comprendiamo gli apostoli nella loro paura,
dice il Vangelo che sono chiusi dentro per paura dei giudei, proprio come noi oggi, in questo periodo, chiusi dentro, non per paura dei giudei, ma per paura del contagio. Perché la paura? Solo perché temevano di fare la stessa fine del Maestro? Certo, ma eppure le donne e altri discepoli avevano già detto loro che avevano incontrato Gesù vivo. E allora? Io credo che la paura dei discepoli che li tiene chiusi dentro come noi è dovuta a due motivi che riguardano anche noi in questo tempo difficile che stiamo vivendo. Il primo motivo credo che sia questo: accogliere l'annuncio che Gesù, colui che i capi, i sacerdoti, le massime autorità di Israele hanno giudicato come un bestemmiatore, un delinquente, un sobillatore del popolo, e hanno condannato alla croce secundum legem, secondo la legge. E la legge diceva: maledetto colui che pende dal legno. Ora, se questo Gesù, il delinquente crocifisso, è vivo, se è vero che il Padre lo ha risuscitato, allora si tratta di cambiare tutti i criteri di giudizio. Si tratta di rovesciare tutti i criteri di giudizio. Ma c'è un secondo motivo che ci riguarda ancora di più da vicino, a mio parere. I discepoli si trovano di fronte a un fatto assolutamente nuovo, inedito, una cosa mai sentita, mai vista, allora come oggi, sempre. Com'è possibile che dopo una fine così catastrofica in croce sia possibile un nuovo inizio? Com'è possibile che dalla croce possa nascere una risurrezione? Com'è possibile che dopo quella fine, quella sconfitta, sia nato e si sia sviluppato un movimento irresistibile giunto fino a noi oggi e fino ai confini della terra? Com'è possibile che questo falso Messia sia il Signore? Cari amici, diciamocela tutta. Credere che Gesù è risorto significa credere che l'impossibile è diventato possibile. Non che può diventare possibile, no, l'impossibile è diventato possibile. Anche noi, come gli apostoli, siamo chiusi dentro, dicevo, per paura. L'impatto di tutto ciò che sta accadendo, le gravi conseguenze, non solo per la salute, ma per l'economia, per la società, conseguenze che già si intravedono, la sofferenza e il lutto ci disorientano. Immerso in un interminabile sabato santo, il mondo è chiuso nel sepolcro della pandemia. Chi ci rotolerà via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Sono le parole delle donne che risuonano attualissime per noi oggi. Ebbene, anche in mezzo a noi, chiusi dentro per paura, viene Gesù e dice: pace a voi. E soprattutto mostra le ferite della croce. Quelle ferite che, come ha detto un autore spirituale, e a me piace molto, ferite che possono essere delle feritoie, ferite come feritoie, attraverso le quali
si può intravedere un futuro nuovo, una nuova stagione che si apre davanti a noi. Ah, se ci abituassimo a vedere le nostre ferite come feritoie, le nostre fragilità, soprattutto le fragilità di questo tempo in cui viviamo, non come solo ferite, ma come feritoie attraverso le quali possiamo intravedere un'epoca nuova che si apre davanti a noi. Cari amici, stiamo vivendo una stagione certo segnata dalla sofferenza, ma che può essere, dicevano gli antichi padri, un kairos, cioè un'occasione buona. È una cesura, certo. È una stagione che segna una cesura, un taglio. I vescovi italiani in questa settimana l'hanno definita una stagione impensata e impensabile. Come del resto, aggiungo io, ce ne sono state tante nel corso della storia umana. La storia ha avuto periodi che non erano certamente previsti e che hanno aperto un futuro nuovo, diverso. Pensiamo agli antichi imperi come quello dell'Egitto, ma soprattutto quello di Roma, la cui caduta apre le porte ai barbari, che segnano una vita nuova, una civiltà nuova nella storia dell'Europa. E quegli imperi non pensavano affatto al loro crollo. La storia ci insegna ad essere vigilanti e a pensare che i periodi che appaiono di progresso possono essere seguiti da periodi di regressione e che nemmeno la regressione è eterna. Come dalla croce è nata la risurrezione, un uomo nuovo, così dalla pandemia può nascere una nuova stagione, inedita, una vita nuova. Questo non è il tempo di comodi palliativi, di rattoppi, di tornare alla vita di prima. È invece il tempo propizio per trovare il coraggio di una nuova immaginazione. L'impossibile può diventare possibile. C'è un futuro nuovo da immaginare, una pagina nuova da scrivere. Come cambieranno le cose? Come saremo? Crescerà la coscienza personale e collettiva? Impareremo la lezione? Cosa ci chiede il Signore in questo tempo? E questo, sia chiaro, secondo me vale non solo per la convivenza civile, per la società, per i popoli, ma vale anche per noi Chiesa. A tempo debito, poi, noi Chiesa dovremo cercare nuovi modelli pastorali, dovremo ripensare le nostre consuetudini alla luce di quanto sta succedendo, anche noi Chiesa. Certo, ci sentiamo inadeguati di fronte al nuovo, a questa nuova stagione che sta nascendo. Ci sentiamo inadeguati come gli apostoli di fronte alla risurrezione. Noi non vogliamo cambiare, siamo portati a dire si è fatto sempre così, non cambiare la via vecchia per la nuova. Vorrei dire in conclusione a me e a voi, se abbiamo imitato gli apostoli nella loro incredulità, imitiamo Tommaso nella sua professione di fede, mio Signore e mio Dio, la più alta professione di fede che esiste nei Vangeli. E Tommaso non ha toccato, è una licenza che si è data il Caravaggio, il grande Caravaggio, quando
nel dipinto su Tommaso che incontra il Signore risorto, mette il suo dito sporco nella ferita del costato. Ma questo non corrisponde al Vangelo. Il Vangelo non dice che Tommaso ha toccato, dice solo che professa la sua fede: mio Signore e mio Dio. Sia la sua fede anche la nostra. Una fede che ha come punto di appoggio il Dio al quale niente è impossibile. Crediamo alla risurrezione di Gesù. Crediamo che le sue ferite sono delle feritoie e che le nostre ferite possano essere feritoie. Crediamo che dalla croce può nascere la risurrezione. Crediamo che da questa stagione impensata e impensabile possa nascere una nuova stagione, una vita nuova, un nuovo umanesimo, più fraterno, più cristiano, perché niente è impossibile a Dio.